Mi chiamo Evelina e sono rumena. Sono stata venduta per il gioco e questa è la mia storia. Cominciamo. Vivevo in Romania fino a 19 anni. Qui ho conosciuto un mio compaesano su un social. Iniziamo a scriverci. In realtà non mi interessava tanto, ma un giorno lui decise di venirmi a conoscere e venne da me. Siamo stati un po' insieme e rimango incinta. Nel frattempo lui torna in Italia, dov'era? Io avevo vergogna di dirlo ai miei genitori e così decido, parto e vado da lui. La sua famiglia era contro di me, tant'è che metteva anche in dubbio che il figlio fosse suo. Mi ha fatto passare l'inferno. Riuscii a partorire un bambino sano, tranquillo, nonostante tutto quello che subivo. E dopo 11 mesi che allattavo, mi propose di andare a lavorare in un locale come ballerina. Ero ingenuo. Molto ingenuo, non sapevo niente di quella vita. Io, per non stare sempre in casa dei suoi e sotto i suoi che ogni giorno mi torturavano, decisi di accettare. Inizialmente facevo solo la ballerina, poi mi disse che se volevamo uscire dalla povertà, dovevo andare in un locale, in dei locali, dove avevo anche rapporti con altri uomini. Addirittura uno di questi una volta lo portò anche a casa nostra, dove abitavamo. Trovai mio figlio cambiato un giorno e decisi che volevo stare più tempo con mio figlio. Quindi non dormivo mai, anche se lavoravo di notte. Arrivai a 39 kg. Soffrivo di depressione. Di notte lavoravo, di giorno stavo con mio figlio. La sera quando tornavo, se non gli davo i soldi che avevo guadagnato, mi picchiavo perché lui doveva giocare alle macchinette, aveva il vizio. Era come posseduto. Non mi lasciava mai in pace. Io ero stanca di fare quella vita, non ce la facevo più. E in un locale la sera conobbi un uomo. Quest'uomo mi aprì con lui. Venne una sera per bere una cosa con un amico che era in un bruttissimo periodo, aveva perso da poco il padre. Lui separato con due bambini. Così decisi che dovevo scappare. E alle 4 di notte organizzai la fuga e me ne andai. Ma andai via, da sola. Non potevo caricare questo uomo di troppe cose, ma decisi che mi dovevo rimettere in carreggiata, guadagnare qualcosa e riprendermi mio figlio. Nel frattempo mio figlio veniva cresciuto da lui e non veniva cresciuto bene. I miei genitori, che fino a quel momento non avevano saputo niente per non farli preoccupare, nonostante non avessi i documenti che lui non me li rilasciava, io presi il bambino e lo portai in Romania. Lui mi chiamò, insistette, disse che l'avrebbe curato, l'avrebbe cresciuto insieme a sua madre. L'importante è che gliel'avessi riportato. Così, per il quieto vivere, riportai il bambino a lui. Iniziai a lavorare insieme a questo compagno che mi sono sposata, che oggi è mio marito. Lui mi ha aiutato anche a denunciare tutte le cose che lui mi faceva, perché vedete, erano botte sempre, per qualsiasi cosa, anche per una parola. Era posseduto, aveva questo vizio che era diventato come un inferno per me. Qualsiasi soldo avevamo, lui solo doveva giocare e io lavoravo per questo. Con questo mio marito ho avuto una bellissima bambina di 2 anni. Adesso il mio ex marito sta in galera, ma io sto lottando per rivedere mio figlio e per portarlo qui con me. Vedete, ad oggi potrei essere una donna felice, serena. Ho trovato un uomo che, nonostante il mio passato, nonostante sappia quello che ho fatto e di cui non ne vado fiera, comunque mi ha amato, mi ha accettato, mi ha sposato e mi ha reso madre di suo figlio perché ha visto in me una brava persona. Purtroppo a volte la vita ci porta a fare delle cose che non neanche avevamo immaginato. Pensate, quando sono venuta qua in Italia non avevo nessuno, non sapevo cosa fare, non denunciai neanche i carabinieri perché avevo paura di quello che lui mi avrebbe potuto fare dopo, nell'immediato. Mi sentivo come soffocare, senza via d'uscita. E adesso l'unico mio pensiero è solo riprendermi mio figlio, il mio cuore che mi manca da morire. Spero che chi si trova nella mia situazione e che abbia a che fare con questi uomini che purtroppo hanno dei vizi per cui si venderebbero tutto, anche la propria moglie, riescono a trovare la forza di scappare, di denunciare,
e di rifarsi una nuova vita. Buona vita.